a tutti e benvenuti a questa iniziativa che è stata organizzata dal settimanale locale di Senso 7. Abbiamo organizzato questa iniziativa che poi la biblioteca civica l'ha inserita nel loro programma appunto di iniziative di quest'anno. Quindi siamo molto contenti, noi conosciamo ormai da tempo Paolo Pochi, che è l'autore del video che vediamo, un video che ha realizzato da poco, e anche di un libro sul mostro di Firenze, un libro fra l'altro che ha fatto molto discutere proprio per le ricerche che Pochi ha fatto. Pochi è un documentarista e ha fatto insieme ad altri autori un lavoro molto capillare che ha dato, diciamo, luogo anche a delle scoperte interessanti sulla vicenda del mostro. Tra l'altro noi al giornale avevamo deciso di fare questa iniziativa perché il 21 agosto ricorre una data importante, i 50 anni dal primo duplice omicidio del mostro di Firenze, che è quello della Strassigna, Locci e Bianco. Quindi diciamo, sono trascorsi 50 anni, no? Da questo terribile episodio e poi dall'inizio di questi omicidi, no? Che sono ovviamente attribuiti a un serial killer. Però omicidi di cui ancora oggi francamente rimangono molti dubbi, ci sono ancora molte cose che sono rimaste in sospeso e che bisognerebbe ancora lavorarci. Allora io direi di organizzare, noi avevamo pensato di organizzare la serata così, adesso mandiamo in onda il documentario, un breve 3 minuti del documentario. Dopodiché diamo il via, abbiamo qui i nostri ospiti, abbiamo Paolo Pochi, poi abbiamo Rosita Romeo che è la coautrice del video insieme a Pochi, poi abbiamo il giornalista Antonio Taddei e poi il calenzanese Enrico Balducci che è esperto, diciamo, delle vicende del mostro di Firenze. Quindi io partirei con il video. Saluto e lascio a Deborah la... Allora io per cominciare darei la parola a Rosita Romeo, che appunto è stata la coautrice del video insieme a Pochi, perché insieme hanno praticamente sono stati su tutti i luoghi dei delitti del mostro. Quindi Rosita, raccontaci un po' questa esperienza. Buonasera, buonasera, grazie di essere venuti così numerosi. La mia esperienza ha chiaramente una relazione molto forte con l'incontro con Paolo Pochi. Fondamentalmente io non mi occupo più di cronaca nera da moltissimi anni, mi occupo ormai di tutt'altro. E avevo lavorato su altri casi, uno soprattutto, un caso irrisolto. Non avevo mai lavorato in termini pubblici sul caso del mostro di Firenze, ma mi ero sempre occupata del caso in modo molto, molto autonomo e silente. Quest'anno ho voluto assolutamente riprendere il caso del mostro di Firenze e mi incuriosì molto questo libro, che non riusciva a trovare nessuna libreria perché ormai era esaurito, fino a quando ho contattato Pochi, che gentilmente mi ha dato la possibilità, ecco, di avere in pochissimo tempo questo libro. Ho assolutamente apprezzato questa modalità descrittiva molto rispettosa di una vicenda lunghissima. Quest'anno ci saranno, l'ho detto prima, Deborah, i 50 anni, è terrificante al solo pensiero del primo delitto imputabile alla serie del mostro di Firenze. Ci siamo incontrati e abbiamo detto perché per i 50 anni non andiamo a visitare i luoghi. Il rapporto dialogico che c'è stato fra me e Pochi era un rapporto fra una persona che conosceva in modo molto approfondito il territorio e il caso e invece una persona che aveva conosciuto non dagli atti ma solamente da quello che era stato narrato il caso. Ecco che era profondamente necessario, forse anche per Paolo, confrontarsi con un inesperto, no? nella fattispecie. Allora siamo andati per giorni interi sui luoghi del delitto,
non andando a ragionare minuziosamente sulle dinamiche che già fondamentalmente sono conosciute, non sono oggettivamente ormai edite, non hanno più di quasi nulla di inedito, la modalità era sempre quella di uccidere prima l'uomo per poi arrivare a possedere nelle modalità del mostro tipiche da donna. In realtà il giro è stato molto importante per avere contezza della vastità del territorio e di quanto quest'uomo, chiamato Mostro di Firenze, avesse conoscenza di un territorio in termini selettivi, perché fondamentalmente conosceva una serie di luoghi tipici, appositamente scelti da queste giovani coppie. Quello che affascina, è un termine sconvolgente, quello di affascinare un caso del genere, ma quello che affascina il Mostro di Firenze, lungi dal voler essere assolutamente morbosi, non è la dinamica in sé. Indubbiamente è il fatto che l'omicidio, che questa catena di omicidi sia irrisolta, e questo comporta sicuramente nell'essere umano un'attività costante di ricerca ai fini della verità, sia perché l'essere umano è proprio creato per questo, per ricercare sempre qualcosa che possa fondamentalmente appagare la propria necessità di conoscenza, sia anche perché tutti abbiamo bisogno di una sorta di risarcimento morale, visto che è tutto, visto che questi ragazzi sono stati uccisi in un modo così incredibile. E i delitti del Mostro di Firenze, e concludo, fotografano però l'Italia di un determinato periodo. Fotografano lo stile investigativo dell'Italia di quel determinato periodo. È un periodo molto lungo che va dal 68 e che va fino all'85, dove non esisteva assolutamente la cultura del sopralluogo. Paolo, ti posso interrompere? Ok, ne parliamo? Allora, quando non ci siamo incontrati, è molto complesso lavorare con Paolo Corti, molto complesso, perché è una persona di straordinario rigore, di straordinaria precisione, e mi metteva davvero realmente in difficoltà, perché sentivo veramente una differenza chiara fra la sua capacità professionale e la mia incapacità relazionale oltre che professionale. Noi abbiamo fatto tutta una serie di percorsi. Quello su cui ci siamo soffermati in modo abbastanza incisivo è stato quello del 68, Villa Castelletti, e abbiamo avuto dei confronti piuttosto aspri, no? In macchina, io ero tiratissima, mi ricordo, no? Perché c'era questa, è lì lo snodo del mostro, uno degli snodi del mostro, imputabile al mostro, non imputabile al mostro, c'è stata imputabile Sardi, non imputabile Sardi, l'arma del delitto. C'è stato questo passaggio di arma, non c'è stato questo passaggio, e lui mi ha fornito tutta una serie di risposte logiche relativamente agli atti. Le sue non sono mai opinioni personali, sono delle relazioni che emergono da un sistema logico relazionale che mette in atto quando pronuncia qualcosa. Prego. Sì, credo di sì. Sì. Sul 68 in effetti sì, c'è stato un po', no, uno scontro, comunque un confronto molto acceso sul se non si mangiava, ecco, se era il primo delitto del mostro oppure no. Secondo me sì, assolutamente sì. E perché per varie ragioni che spiego appunto nel video, a mio avviso il discorso del relativo all'omicidio di Barbara Loccia e Antonio Orbianco non riguarda la cerchia dei Sardi, per delle ragioni che se volete andiamo ad analizzare. Sono ragioni, non ipotesi, perché abbiamo dei dati molto oggettivi che
ci dicono questo. Da una parte abbiamo anche la sentenza di condanna a Stefano Mele, però possiamo dire che quella sentenza, a volte capitano gli errori giudiziari in ogni paese, e possiamo secondo me affermare che lì vi fu un errore giudiziario. Stefano Mele non c'era né quella sera, il 21 agosto del 1968. Quel delitto è assolutamente il primo delitto del mostro, che innanzitutto perché è il primo delitto, e poi perché c'è la presenza di un testimone, quindi del bambino, che comunque ha inibito l'omicida ad andare oltre, e quindi si differenzia dagli altri proprio perché non vi è poi una l'uso del coltello, quindi non vi sono delle scissioni, non c'è tutto quello che poi avviene in seguito. Questo è la mia motivazione. Non viene fatto da un clan perché? Perché un clan di persone non lascerebbe per esempio il lampeggiatore acceso per due ore, lasciando Natalino e chi lo accompagnava esposto a essere, diciamo, visibile da chiunque. I sardi non avrebbero scelto sicuramente quella sera, cioè una sera dove c'era il bambino, avrebbero sicuramente scelto un giorno nel quale la Loci usciva quasi tutte le sere, non avrebbero scelto un giorno che c'era un testimone. E, non so, sono tante motivazioni, i calzini del bambino, ci sono i verbali del carabiniere, il primo carabiniere intervenuto, Giacomini, che indica come strappati, sporchi e logori. Tre verbali, uno del carabiniere, un altro del Manetti, che era un vicino di casa del De Felice, un altro della moglie del Manetti. Quindi abbiamo tre testimonianze messe a verbale nell'immediatezza dei fatti che ci dicono che il bambino aveva camminato per tanto tempo, e questo dimostra che Natalino arrivò oltre le due di notte, l'omicidio fu commesso prima della mezzanotte, i tempi sono quelli, insomma, il bambino è camminato, quindi non è stato accompagnato. Sì. Mi diceva Antonio che vorrebbe parlare soprattutto di San Gasciano, quindi degli scopetti, che magari ci arriviamo, Sì, come volete, due parole su San Gasciano, visto che io sono un sarcascianese, e tra l'altro mi fa piacere di rivedere il mio comandante di stazione qui in mezzo ai presenti. Ha ragione Rosita quando dice che le indagini sono state condotte un po' insomma, non un po' tanto nel senso giusto, anche perché io ricordo benissimo a San Casciano Luca Santucci va a cercare i funghi, trova il ragazzo, va in caserma, e dalla caserma poi sembra non gli credino più di tanto, carabinieri, era un ragazzo abbastanza un po' allegrotto. Allora torna agli scopetti accompagnato dal babbo, dal maresciallo e da un appuntato. Allora, le indagini vengono puntate subito su un errore grossissimo per il mio, perché nella macchina c'era un seggiolino da bambini. E le indagini vanno tutte nella direzione di trovare questo bambino, perché dice i genitori sono qui, il bambino non si trova perché c'è il seggiolino sulla macchina, e quindi ecco perché proprio circondare la zona, fare le indagini accurate in maniera da isolare, di modo che nessuno possa andare a mettere le mani, i piedi su quel. E appunto, quando si resero conto però che il bambino non esisteva, perché il bambino era rimasto a casa con i nonni, allora si pensò al delitto del mostro di Firenze. Però ormai la zona era
inquinata. Ci si chiede, chi non è esperto, come mai un serial killer e fa una pausa così lunga? Riesce davvero, se motivato da una pulsione così forte di uccidere, riesce davvero a congelare per molti anni queste pulsioni? Ah, io non sono un criminologo, quindi non mi esprimo così a livello di opinione. E rifacendomi ai dati della letteratura criminale e criminologica, molti casi di serial killer ci sono dei periodi che si chiamano cooling off, periodo di raffreddamento emotivo, durati anche 10 anni, e quindi non è una cosa così sorprendente, cioè è accaduto e accade molto spesso. A me quello che ha colpito, e poi all'epoca mi ricordo quando guardavo il processo Pacciani, proprio per i delitti fatti nel Mugello, Vicchio e Borgo, Pacciani veniva da lì, proveniva da lì, e poi i delitti si sono spostati giù nella Val di Pesa, e mi dava l'idea di un Pacciani colpevole, sicuramente. Poi dopo ho rivisto la mia posizione, però insomma è singolare, perché la realtà mugellana è molto diversa da quella fiorentina. Sono dei luoghi che se ci vai ci devi andare apposta per qualcosa, no? Per i fiorentini. Credo che tutti voi qui più o meno siete di queste parti. E c'è una strada, 40-50 km di strada in montagna, quindi secondo me l'omicida aveva un punto d'appoggio, una seconda casa, anche la lettera la spedisce da lì a Silvia della Monica, a San Piero a Sieve. Quindi il Mugello, e lo scriviamo nel libro, qui c'è anche l'altro autore, Francesco Cappelletti, che inviterei dopo a dire qualcosa anche lui, e lo scriviamo nel libro, il Mugello è un punto fondamentale per la storia del mostro. Perché poi noi diamo delle indicazioni anche su una persona che vide il Mugello, ci sono più testimonianze, c'è un identikit, ma è solamente un'idea, ecco, quindi è l'unica idea che ci è sembrata più, diciamo, l'avvistamento più interessante secondo noi. E per arrivare al delitto di successivo, cioè quello dell'81 di Via dell'Arrigo, abbiamo un'evoluzione ulteriore, quindi abbiamo la prima scissione sul corpo della donna, quindi la donna viene trascinata fuori dall'auto e viene frugato nella borsetta, e accade anche nel 74, e si ipotizza e viene portato via anche degli oggetti, e qui c'è la prima scissione. Quindi vediamo questa evoluzione che dal 68 spara e va via, 74 c'è la prima interazione senza scissioni, e nell'81 vediamo che va avanti. Che invece è quello che ti colpisce particolarmente, essendo tu calenzarese. Beh, il delitto di Calenzano, secondo me, allora, per anni, buonasera a tutti intanto, ai miei compaesani e non, il delitto di Calenzano secondo me è molto importante, e occupandomi anche della vicenda da ormai 25 anni più o meno, l'ho sempre trovato, almeno fino a qualche anno fa, un delitto quasi, sì, il mostro ha colpito a Calenzano, perché è il secondo dell'81, perché è fuori stagione per il mostro, no? Non è in estate, è a fine ottobre, e invece secondo me è un delitto determinante, perché bisogna valutare il contesto innanzitutto, e poi perché secondo me proprio questo delitto fa capire come questa persona fosse un preciso pianificatore di quello che faceva. Perché Travalle non è un posto di passaggio, Travalle o ci vai perché ci devi andare o non ci vai. È molto molto più nascosto, tra virgolette, della boschetta di Vicchio, che è vero che è un tratturo sulla via Saginalese, ma è sempre la via Saginalese. Nell'84 c'era solo quella, l'altra strada non c'era dall'altra parte.
Quindi per andare a Dicomano o a Vicchio o a San Perassiere si passava da lì. Però Valle... Enrico, è un posto comunque frequentato da coppie. Sì, sì, sì. Ci però stanno negli 8-12 omicidi. Per esempio Signa non era frequentato. No, è vero. Borgo sì, e Roveta sì, Calenzano sì. Calenzano assolutamente Vicchio sì. Poco. Vicchio poco. Vicchio poco. Giocoli sì. Sì, però secondo me, cioè si torna al discorso che secondo me la pianificazione di quest'uomo è indubbia. Cioè non... Sì. Che poi si scelga la coppia o il luogo, io sono più propenso al luogo. Ma una tecnica mista secondo me. Potassi. Una tecnica mista. Potassi. Perché sicuramente la Rontini che non doveva discire di casa, quindi il delitto sì, no, quello è chiaro. È stata seguita. Sicuramente la Pettini del 74 è stata seguita. Ma volendo anche la Cambi, visto l'interazione dopo il delitto. Bisogna vedere se la Cambi la telefonata alla zia se è stata se Stefano Baldi è andata a casa a prenderla oppure si sono visti in un altro posto. A sempre fosse la cena, mi dicono che quella sera loro erano dovevano andare a mangiare una pizza, no? Con degli altri amici. Sì, e invece si sta attendendo fuori. Invece esatto. si videro proprio quella sera lì perché avevano litigato per chiarirsi. E questo è un piccolo metodo, prego. Quindi il concetto secondo me è questo. Secondo me per avere anche una visione più completa sul delitto di Calenzano è molto importante anche, e ora sono disponibili, oltretutto sul libro di Paolo, credo ce ne sia un stralcio, delle dichiarazioni del maresciallo Salvini, allora maresciallo di Calenzano, che è molto puntuale, molto preciso anche sulle distanze, di quelle che sono le distanze per arrivare al luogo del delitto di Calenzano. Perché il luogo del delitto di Calenzano non è Travalle, sono le Valtoline, è una cosa un pochino diversa. Perché Travalle è più in là, più avanti rispetto a Calenzano. Le Valtoline sono una via di mezzo, sono una via, si chiama via delle Valtoline, che parte direttamente dal centro e arriva praticamente dopo la passerella sulla Marina al luogo del delitto. Da lì il famoso poi avvistamento all'altro ponte, il molino della famosa auto rossa che poi è stata appunto portata agli atti da testimoni della coppia che scendeva da Calenzano Alto e che ha visto questa avvenimento rossa. Quella che poi dicono fosse quella di Lotti. Esatto. Ecco, questo poi è un discorso, ci arriviamo perché qui abbiamo dei personaggi, delle persone che vivono a San Casciano e hanno conosciuto Lotti e Pucci e quindi a me mi piacerebbe avere una testimonianza di delle persone che sono di San Casciano e hanno conosciuto Lotti e Pucci per capire un attimino di che persone parliamo, poi questo più avanti magari lo vediamo. Il delitto di Calenzano segna però una cosa importante dal punto di vista investigativo, una relazione molto forte, un rapporto dialogico folle tra gli organi investigativi e il serial killer, ormai avvocato, un serial killer, il delitto Calenzano avviene perché c'era Spalletti in carcere per liberare Spalletti. Ricordiamo che Spalletti... Spalletti era un guardone che insieme a Fosco Fabri quella sera era a poche centinaia di metri dal delitto dell'Arrigo, dal luogo del delitto, viene visto anche da una coppia e viene segnalata la sua targa alla caserma dei carabinieri la notte del delitto o la sera dopo. Stiamo parlando qui del delitto di giugno dell'81, via dell'Arrigo, e quindi qualcuno gli fa questo scherzetto a Spalletti, che possa essere l'autore dell'omicidio, possa essere un altro guardone, ma la sua targa viene segnalata ai carabinieri come una macchina che percorreva via dell'Arrigo e quindi era a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. Caso strano, dopo 4 mesi il mostro non ucciderà più in autunno, ma lo farà sempre in estate, colpisce di nuovo qui a Calenzano e Spalletti esce di carcere. E questo Paolo rende più intensa la posizione degli inquirenti
e non degli inquirenti, scusami, alcuni legali, alcuni studiosi, quando dicono che è in molte differenze, molto probabilmente ha dei legami piuttosto forti con l'ambito delle indagini. Ci sono degli indicatori che danno questa appunto indicazione. Il posto di Firenze era una persona che conosceva molto bene le campagne fiorentine, era una persona che conosceva molto bene le strade di campagna, era una persona che sapeva sparare ed era una persona di una altezza almeno di 1,80 m, 1,85 m, ed era una persona molto anche fisicamente prestante. Ecco, questi sono gli elementi che si possono mettere insieme e quello che si può dire, insomma. Ma quando si emergono questi elementi antropomorfici? Allora, sulla base della perizia dei delitti dell'83 e dell'84. Nel delitto dell'83 viene fatto un Giopoli con i tedeschi, sì. Viene fatto un rilevamento da parte della scientifica, purtroppo non lo fece sul luogo, quindi non prese la misura dal piano di campagna al punto di sparo, ma lo fecero al gabinetto di polizia e quindi dava come indicazione un uomo dall'altezza di 1,80 m, 1,85 m. E poi a Vicchio, dove vennero rinvenuti le impronte di ginocchio, le impronte parziali, le impronte digitali parziali sulla panda dello Stefanacci. Però questi due elementi sono elementi non proprio certi al 100%, perché noi non sappiamo, ad esempio, delitto di Vicchio, se qualcuno non è stato congelato al scena del crimine, come dicevi tu, quindi se qualcuno è andato lì a toccare la macchina, e questo farebbe saltare tutto, quindi non c'è neanche questa certezza, diciamo che è un'altissima probabilità questa. Riprendiamo di nuovo il delitto in estate, inizio estate, 19 giugno, il delitto di Montespertoli, quindi frazione di Battagliano. Lì salta tutto il quadro e anche l'ipotesi di un profilo probabile. No, vabbè, allora lì diciamo che il delitto di Calenzano è stato un delitto estemporaneo, perché innanzitutto era comunque una zona abbastanza lontana. E si capisce che è un delitto estemporaneo perché? Perché è l'unico delitto dove i ragazzi avevano già consumato il rapporto sessuale. E questo lo sappiamo perché è stato rinvenuto profilattico, quindi possiamo dire in base a questo. Ed è avvenuto in una strada di grande traffico, quindi non era un posto appartato, ma era un posto dove veramente passavano molte macchine, dove lì veramente rischia di essere visto. Perché a distanza di uno o due minuti l'autore o gli autori di questi omicidi compiono quel delitto proprio sulla strada, l'hai visto, no? Nel dove siamo stati noi a Via Virginia Nova. Correndo un rischio notevole, e infatti a distanza di uno o due minuti vengono tre testimoni e poi altri due subito con un'altra macchina. Questi testimoni, una cosa che abbiamo sottolineato nel libro, è che a differenza di quello che è stato detto ai processi, di ciò che non è stato detto ai processi, e non vedono le macchine di Pacciani, le macchine di Lotti e le tre persone condannate per quel delitto. Perché attenzione, da qui cominciamo ad avere, almeno per la giustizia, dei condannati. Fino all'81 no, non abbiamo colpevoli. Dall'82 poi abbiamo Pacciani, Vanni e Lotti. Pacciani no formalmente, ma idealmente, perché muore prima, come autori del delitto di Baccagliano. Noi abbiamo dimostrato con i dati alla mano, con i verbali di 5 testimoni che l'hanno rilasciato nell'immediatezza dei fatti, che non videro la situazione che Lotti descrive al processo,
ossia due auto e tre persone. Queste due auto e tre persone non ci sono. Lotti in questo caso, e poi vedremo anche in molti altri, ha mentito. Antonio? Sì, tornando, essendo del posto, io ho cercato in mille maniere di prendere testimonianze proprio del diritto di Baccaiano, Paolo forse in un'altra occasione te l'ho detto, perché quella sera lì passarono due ragazzi in motorino, venivano dalle Fornacette verso Baccaiano. Questi ragazzi si soffermarono, la zona è buia, non c'è lampioni, nulla, si soffermarono per vedere che cosa era successo, c'era questa macchina che era rimasta dentro questo fossetto. Alla guida c'era una persona e dietro i due ragazzi. Questa testimonianza non sono riuscito a tirarla fuori a nessuno, perché questi ragazzi non sono, erano minorenni, avevano 15 anni e non sono mai comparsi. Però uno dei due ragazzi dice che alla guida c'era una persona con la testa reclinata sul volante, che non passi ne conosce. Non furono verbalizzati. Mai verbalizzati. Io sono andato a ricercarli un paio d'anni fa, perché ora sono sposati, hanno figli, e mi hanno detto assolutamente non voglio sapere di nulla. Ormai comunque, è troppo tardi. Comunque abbiamo come testimonianza 5 persone, che sono gli altri sopraggiunti, poi con le due auto che comunque possono bastare per dire che Lotti in quella circostanza non ha detto la verità. E poi andrei così da velocemente avanti, perché poi vorrei parlare anche un po' di Pacciani, un po' della situazione giudiziaria, quindi sono le 10. Noi abbiamo altri due diritti, che già uno, quello 94 della Pierrovia, abbiamo fatto intervenire poi anche il pubblico dopo. Giocoli l'abbiamo accennato, riprendiamo con la rondina e poi concludiamo. Passiamo invece alla 95, quello degli scopetti, che abbiamo sia Antonio e quello di iniziare. Sì, anche perché tutto questo poi è tutto ciò che poi vedrete, il delitto raccontato nei minimi dettagli poi nel documentario, quindi quando uscirà, quindi poi possiamo poi anticipare tutto, anche se poi delle cose sono note, però ci sono alcune cose tipo fotografie o comunque cose inedite che non sono mai state raccontate e sono state prese dagli atti di indagine. In questi anni il delitto della Pia Rontini è quello che ha una testimonianza importante. Sì, lo accennavo prima, nel senso che io ritrovai, allora lo spunto lo presi dal libro dell'avvocato Rosario Bevacqua, che era il difensore di Pacciani, che indicava questo identikit di questa persona di Vicchio, fatta sulla base delle dichiarazioni di Pardo Bardazzi e il padre di questa di questo individuo rossiccio, che si sofferma a guardare i due, la coppia di Pia Rontini e Claudio Stefanacci nel pomeriggio, una coppia con una pandina celeste. Loro avevano un bar, scusate. Sì, loro avevano un bar. Io ho approfondito questo punto e ho trovato, insieme a Michele Bruno e l'altro collega, altri verbali relativi ai primi giorni di agosto, dove ci sono, e questi sono pubblicati nel libro, delle testimonianze a verbale, una della collega della Rottini del bar, che vede un individuo simile a quello descritto dai Bardazzi, che va al bar della Rottini e chiede delle informazioni. C'è il verbale fatto i primi giorni di agosto. Colonnello Sticchi, dei carabinieri, che io poi ho contattato. Un altro verbale di un'altra persona, e sempre che lo vede lì nei dintorni del bar, un individuo sempre simile, coi tratti somatici, a quelli di Antichilt.
un'altra persona che lo vede di mattina alla boschetta dove è avvenuto il delitto, verbale del 4 agosto 84. A noi è sembrata sono sembrate delle testimonianze importanti, anche perché questo individuo, da quello che poi mi disse il colonnello, fu cercato lì nella zona, ma nessuno più vide questa persona a girarsi in quei luoghi lì. E l'abbiamo messo come chiamato l'uomo di Vicchio, e inserito nel libro come una possibile ipotesi. Una possibile ipotesi, che ha ciò che dicevi prima, relativamente alla tecnica mista, persone o luoghi, o territori o luoghi. Concludiamo, prima di passare invece agli anni e quindi alle successive indagini, col delitto degli scoperti, che oggettivamente disarciona assolutamente in modo scientifico le accuse e quindi la colpevolezza dei tre mostri di Firenze, Lotti, Pacciani e Vanni. Allora, Pacciani non aveva alibi per il venerdì, non aveva alibi per il sabato, non aveva alibi per la domenica. Intanto contestualizziamo. Okay. Cosa è successo a Scopelli? Scopelli è successo il delitto della tenda, quello dei due francesi, quindi viene costituita la SAM nell'84, dopo Vicchio, dopo il delitto di Vicchio poco prima. Io ho lungamente intervistato Sandro Federico, che era il capo allora della SAM, con anche dei suoi collaboratori, ispettore Lamperi, Venturini, eccetera. E costituirono questa SAM. La SAM prevedeva anche, Vigna aveva dato delle disposizioni, prevede anche delle finte autocivetta, quindi delle finte coppie. Cosa fa il mostro? Non colpisce più un'automobile, ma colpisce una coppia in tenda. Questo è un altro indicatore che lascia pensare che potesse attingere a informazioni dei protocolli di indagine delle forze dell'ordine. Ipotesi, queste sono ipotesi. Quindi, capo imputazione domenica 8 settembre 85, dato oggettivo, sabato se non venerdì l'omicidio è avvenuto in quei giorni là. Perché diciamo questo? Diciamo questo in virtù di le testimonianze della polizia scientifica, ispettore Autorino, verbale della polizia scientifica, corpi in stato medio avanzato di decomposizione, testimonianze del medico legale Giovanni Marello, collegio medico fiorentino presente in sala ottica, delitto del sabato, dice lui, in base alle condizioni tanatologiche, in base alle presenza di larve sui cadaveri, su entrambi i cadaveri, testimonianza di altri 5 medici legali che io ho contattato mostrandogli gli esami autoptici e le foto, confessano assolutamente la perizia di Maurri, che all'epoca la datò come 8 settembre, quindi scientificamente si può affermare che il delitto di Scopeti è avvenuto il giorno 7 o se non addirittura il giorno 6. Il delitto di Scopeti è anche... Quindi Lotti mentì. Lotti mentì. Il delitto di Scopeti, noi che abbiamo visto i luoghi, non so se conoscete questo territorio di San Casciano, adesso do la parola ad Antonio di San Casciano. È una piazzola che è una discarica e lo era anche Poi aspetta, volevo dire altre cose, cioè volevo dire anche che l'avvocato di Arellinari insieme a Cappelletti nel libro precedente a questo ritrovarono i scontrini dei ragazzi. I scontrini dei ragazzi arrivavano al venerdì, l'Anadì Morio faceva, non collezione, li collezionava per chi ne aveva bisogno per lo scarico fiscale. Quindi arrivano al venerdì i scontrini. L'ultimo testimone che vede in vita i ragazzi francesi è Angelo Cantini del venerdì sera alla festa dell'Unità di Cerbaglia.
i testimoni Borzi e Bronciani che vedono la ragazza francese a verbale la domenica alla locanda dei Scopeti, sono andato a ripescare i verbali dell'epoca del 12 settembre, vedono una ragazza dai capelli corti e basta. La ragazza Nadine Moriot, ci sono le foto purtroppo da cadavere, aveva i capelli qua, non aveva i capelli lunghi. Quindi quelle testimonianze di Borzi e Bocciani non sono purtroppo attendibili, sicuramente in buona fede, però. E quindi il dato che rimane è che l'unico avvistamento dei ragazzi in vita è stato il venerdì sera. I medici legali e gli entomologi ci dicono che il delitto molto probabilmente è avvenuto il sabato, se non addirittura il venerdì. Questo esula dal discorso Pacciani, perché Pacciani non aveva alibi per venerdì, non aveva alibi per sabato, non aveva alibi per la domenica. Quindi, però, che cosa ci dice? Che Lotti non era un testimone valido, non era attendibile. Quindi quello che ha raccontato Pucci, che poi dice tra l'altro Pucci al processo, che i francesi morirono entrambi nella tenda, quindi sappiamo benissimo che l'uomo scappò, e sono le uniche fonti di prova che hanno permesso la condanna di Vanni e l'autocalunnia e l'autocolpevolezza di Lotti. Furono diffuse anche le foto di Nadine Moriot con i capelli corti, perché per esempio sulla Nazione c'era la foto della ragazza della carta d'identità, quindi magari anche i ragazzi che avevano visto una donna a capelli corti. Sì, allora c'è un altro particolare che mi piace sottolineare. Il sabato pomeriggio una ragazza di San Casciano va a Scopeti, giorno del suo compleanno, pomeriggio, nella zona dove appunto di solito si appartava. E questa ragazza e il suo ragazzo vanno lì nella piazzola, vanno più là della macchina, vedono la macchina, vedono la tenda, si fermano un pochino più sotto e a un certo punto questa ragazza dice: la zona era piena di mosche e c'era un forte attivatore. Tanto è vero che loro avevano deciso di stare lì e a fare merenda, anche perché si portavano addirittura dei panini per far mangiare lì, e vennero via perché era proprio insopportabile questo. Ecco, questa è una testimonianza di una ragazza che non è stata poi presa più tanto in considerazione, ma vedo che con sì, quelli della scoperta qua sì. E, però ecco, vengo a quello di Paolo, che probabilmente è stato consumato il venerdì notte. Sì, questo dicono i medici legali. Poi noi abbiamo ovviamente pubblicato la richiesta fatta dai PM Fleury e Canessa, che chiedono al Collegio Medico Fiorentino l'ora della morte del giorno 7, quindi di sabato. Era convinzione comune già dall'epoca. Poi ci fu Introna che fece una perizia e fu richiesta dall'avvocato Filastò sul corpo della donna. Io non ho trovato nulla di eccezionale, ho solo documentato tutto ciò aggiungendo a questa documentazione le foto dell'uomo che non erano mai state visionate e periziate da Introna, e hanno confermato lo stesso stato di avanzamento putrefattivo, quindi dei cadaveri, e quindi scientificamente hanno dimostrato che anche l'uomo era in avanzato stato di decomposizione. Comunque le foto sono gli atti del processo e chi le vuol vedere se le va a vedere, e credo che chiunque, anche se fa un'altra professione, ma anche se fa il fiorista o il tabaccaio, si rende conto che quei corpi non erano dei morti della sera prima. Questo non lo dico io, lo dicono i medici legali, lo dicono i testimoni di quel delitto,
che sono intervenuti, lo dice la polizia scientifica, l'unico a non dirlo è stato il professor Mauri, che probabilmente sbagliò a connotare la domenica come sera dell'omicidio. Il delitto degli scoperti chiude questa tragica serie dei delitti del mostro di Firenze. Nell'85 a che punto erano le indagini e quali erano i filoni che andavano a diramarsi? Allora, qui passiamo, io prima di passare al discorso delle indagini, non so se c'è qualcuno che può fare qualche domanda, qualche osservazione, perché andiamo poi su un terreno ancora più complicato. Innanzitutto sono d'accordo con lei che secondo me la direttrice Sampiero Assieve Vicchio è fondamentale, bisognava a suo tempo approfondire un po' quell'aspetto lì, quella, secondo me, perché comunque ci sono non solo il reperto inviato dall'ufficio postale di Sampiero Assieve alla della Monica, ma ci sono state alcune cose. Per esempio, noi sappiamo che ci sono state delle lettere anonime in cui si accusava di essere il mostro di Firenze, il papo, il padre del sindaco di Sampiero Assieve, che era una donna. No, non sapevo questo. In che anno, scusi? Questo negli anni 90, penso, negli anni 90. Lei è morta, l'ex sindaco di Sampiero Assieve, e che questo qui poi si è ammazzato, a quanto mi risulta. Poi c'è un altro enigma, per l'uccisione casuale, ma un po' strana, devo dire, del principe Corsini nella villa delle Mozzette di Sampiero Assieve. Sì, venne nell'84 però. Venne nell'84, però è anche lì quello è un enigma e non è stato mai, secondo me, ce ne sono tanti gli enigmi intorno al mostro, anche la morte di Narducci nell'85, quindi se ha una domanda... No, io volevo... Ah, ok, grazie. Io avevo una domanda da... A me? In generale? Sì, in generale, sì. Anche al pubblico, se può. I personaggi che sono entrati in questa vicenda sono oramai tantissimi numericamente, io penso un centinaio, fra presunti colpevoli, ci sono tanti, altrettanti testimoni, sono stati fatti degli identikit. A questi testimoni vi risulta che siano stati fatti vedere tutti gli identikit o le fotografie di tutti i personaggi che sono rientrati in questa vicenda? Perché su YouTube si vedono, ci sono tantissime interviste a tanti testimoni. Ognuno dice: ho visto una persona, mi riferisco per esempio all'avvocato Zinetti, il mio omonimo che abitava a San Casciano, all'avvocato Zinetti. Sono stati, per quanto ne possiate sapere, sono stati fatti visionare fotografie. Perché? Ho trovato la risposta. Perché il ragionamento è anche questo, cioè è vero che si cerca ancora ad oggi un colpevole, però è anche possibile fare il contrario per fare giustizia, cioè andare ad escludere persone che sono entrate a vario titolo nella vicenda e che ancora oggi hanno sospetti, subiscono i sospetti di tante persone, grazie, anche del pubblico. Grazie.
non, ma non solo a lui, perché voglio dire, in questa vicenda ci sono tante persone che ancora oggi subiscono, quindi ci arriviamo si un può po' fare avanti. Giustizia anche ci arriviamo in altro un po' modo, avanti perché riguarda le ultime indagini. Guarda, io ti rispondo perché hai citato Zanetti, no? Per dirne uno. Ovviamente, anche, resta anche abbastanza impresso Zanetti, no? Perché comunque quando parla, almeno nelle, anche al processo, comunque nei video che vediamo, nel video che fece a Mixer con Minori, eccetera. Zanetti di fatto un uomo lo vede una volta sola, per altre tre volte vede una macchina, ma è lui a dirlo, Zanetti dice io ho visto una macchina, poi all'improvviso finalmente ho visto un uomo, appoggiato, vestito distintamente, con il viso che appunto si incentrava tutto su questo naso. Lui dice di essere capace di che sarebbe capace di vederlo dopo a Madison Square Garden, sì, esatto, però quel, secondo me, ecco, anche sentendo la deposizione al processo, guarda, ti ho detto, io non sono le condanne e i processi sono stati fatti perché sono opinabili, però obiettivamente, ecco, quella di Zanetti che andò a suffragio della difesa di Pilastro un pochino, secondo me un pochino spinta, ecco, non l'ho trovata convincente 20 anni fa e neanche risentendola l'anno scorso, sinceramente. Vedete poi cosa succede? È una cosa molto semplice, poi si va nel dettaglio preciso, no? E si perde il macro sistema del quadro, ed è questa una probabile distorsione, ci mancherebbe, è forzato questo termine distorsione, però che fa perdere davvero non solo il filo, ma la dimensione globale dell'accaduta, la dimensione macroscopica, quindi l'insieme. Qui veramente si fa non è ancora chiaro il profilo di chi è stato, proprio perché il sistema macroscopico non è assolutamente chiaro, perché non ci sono ancora degli elementi univoci. Passiamo, Paolo, alle indagini. Sì, volentieri. Noi abbiamo questi compagni in rete, abbiamo qui un ospite importante. Sì, però non vuol dire nulla, perché parlare di questo. E delle indagini nulla, sappiamo della pista sarda, poi c'è stato il Pacciani, è stato condannato e poi assolto e poi morì prima di un nuovo giudizio. Le condanne che abbiamo delle condanne controverse e parziali per 4 duplici omicidi. Forse chi conosce, diciamo così, la storia pensa al mostro di Firenze, Pacciani, compagni venendo, no, non è così. Noi abbiamo 4 duplici omicidi senza colpevoli, 3 duplici omicidi senza colpevoli, quindi 6 morti, e abbiamo gli ultimi 4 con delle condanne discusse, ma non discusse dall'opinione pubblica, discusse dai giornali, discusse all'interno della magistratura, perché il PG chiese l'assoluzione di Vanni e la calunnia di Lotti. Questa è una cosa che non dice nessuno, i giornali non ve l'hanno detto. Poi sono stati condannati per 4, gli ultimi 4 duplici omicidi come esecutori, quindi 3 vecchi di 60 anni ubriaconi, esecutori di un mandante che non esiste, perché il dottore Calamandrei è stato assolto, perché il fatto non sussiste. Altre situazioni si sono rivelate prive di fondamento, quindi mandanti non ci sono, non sono stati trovati, esecutori estremamente discutibili all'interno della magistratura stessa, non è il giornalista che fa l'inchiesta, lo Spezzi che è stato molto apprezzato l'inchiesta di Spezzi, però è un giornalista, quindi siamo all'interno della magistratura stessa, abbiamo un PG che chiede l'assoluzione di Pacciani, abbiamo
abbiamo un PG che chiede l'assoluzione di Vanni, la pubblica accusa e la calunnia per Lotti per manifeste e menzogne che noi riportiamo nel libro, che i giornali, il giornale che avete qui meraviglioso, La Nazione, non va mai detto, non va mai raccontato tutto questo, eppure esiste, è agli atti del processo. Io vi invito a leggerlo, vi invito a leggere il libro, vi invito ad informarvi, perché questa è stata una manovra mediatica estremamente disonesta da parte della stampa, questo lo posso dire in tranquillità, di alcuni giornali, ovviamente non tutti, prevalentemente quelli che riguardano la zona toscana, però si sta verificando la stessa cosa ora con il caso Vigilanti. In prima pagina mostro titoli, condizionale, sarebbe, avrebbe, agli altri cosa abbiamo? Pochissimo, pochissimo. Quindi andiamoci piano, io dico a quotidiani del tipo La Nazione, perché poi parliamo della Nazione solo, ho fatto questa campagna e settimanale, se vogliamo chiamarlo tale, giallo, che è la rivista di Gossi, ha fatto, però gli altri giornali sono rimasti un po' più attenti, insomma, prudenti. Qui abbiamo i TG, quando è morto l'ultimo Pucci, no? Che davano ancora per come punto interrogativo il TG1, TG2, Sky TG24, ancora come punto interrogativo se erano loro i mostri di Firenze, se esistevano davvero questi mandanti. E qui abbiamo un quotidiano locale che vi bombarda di cose prive di riscontro, tutti condizionali, sarebbe, dovrebbe, farebbe. Aspettiamo l'indagine, vediamo cosa c'è. A quello che è uscito fino ad ora non c'è niente. Guarda Paolo, partendo dal presupposto che non esiste mai l'omicidio perfetto, ma esistono casomai indagini fatte male, il caso del mostro di Firenze ha messo veramente in croce la procura di Firenze. Era necessario, secondo te, da parte della procura, vista la pressione mediatica esercitata su di essa, trovare necessariamente un colpevole? E o non è, al di là delle caratteristiche antropomorfiche, Pacciani, il profilo quasi la perfetto. Domanda alla volta, però sono domande difficili. No. Allora era importante, era una necessità impellente per la procura dare delle risposte alla Nazione, perché è diventato un caso chiaramente nazionale. Allora, di solito quando un processo diventa mediatico, io l'ho visto sul caso Pasolini, sul caso Meredith, sul caso di Via Poma, è la fine delle indagini, è la fine dei processi, perché la magistratura spesso vedi il processo Busco, il primo grado il condannato, poi assolto in appello e confermato in Cassazione. Sulla scena del crimine c'era un sangue di gruppo A misto alla vittima, Busco è gruppo 0, come si può condannare una persona con un altro gruppo sanguigno? È stato condannato. Quindi processo mediatico, pericolo, altissimo pericolo. E questo succede spesso. Il caso del mostro di Firenze è uno dei casi critici. Quindi bisogna trovare un mostro, bisogna rassicurare la pubblica opinione che il mostro non uccide più, che è stato trovato, anche se in realtà poi magari non lo è. Pacciani sul piano psicologico avrebbe potuto soddisfare no. Secondo me no, però qui entriamo nel campo delle opinioni. Pacciani non aveva le motivazioni per le quali Pacciani era il mostro. Beh, qui ci vorrebbe
la giornata. E sono di 40 minuti. Io sono vissuta, no? Sì, il profilo geografico, aveva ucciso un mugello, violentava le figlie, quindi brutto, sporchi e cattivi, no? Quindi un mostro perfetto, questo non si può dire che non era, però io lo escludo al 90%, insomma, perché come a Scopiti aveva 60 anni e due infarti, cioè voglio dire... No, no, chiaro, 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 però poteva esserci l'urgenza della procura di trovare il mostro. Questo c'è sempre stato, anche i sardi, che poi Francesco Vinci è stato un anno e mezzo in carcere e non era il mostro. Perché poi sono avvenuti due delitti. È stato scarcerato dopo giorni. Poi ci fu Antonio Vinci che in un delitto aveva un alibi. Salvatore Vinci aveva un alibi. Tutti e due di tipo familiare, ma avevano alibi. Ed è gente che ha fatto il carcere. Piero Mucciarini è un altro mostro con l'altro meno. E invece non erano i mostri. Quindi la pista salda si esaurisce. Poi c'è stato Pacciani, poi c'è stato... Cioè, sono stati tantissimi. Altri che neanche conosciamo, che magari hanno vissuto la vicenda del farmacista di San Casciano, vorrei che ce ne parlasse Antonio Daddei. La vicenda di Francesco Dall'Andrea è stata davvero una cosa atroce, che tra l'altro ancora la figlia ne paga le conseguenze. Probabilmente il dottor Calamandrei ha avuto la sfortuna di avere degli amici, ecco, davvero dei compagni di merende che non erano, l'hanno tirato a un ballo. Purtroppo, ripeto, Francesco Calamandrei ha avuto la sfortuna, tra l'altro, di avere delle testimonianze che lì nella sua farmacia ci veniva Narducci, cose che non sono state assolutamente appurate e vere. C'è la testimonianza di un carabiniere che lo vede di fronte alla farmacia. No, purtroppo Calamandrei è un po'... c'è un'altra pezza. Allora, San Casciano ha pagato caro questo, le vicende del posto di Firenze, perché insieme a Calamandrei voglio ricordare anche un'altra persona, che è l'appuntato toscano Filippo Neri, che anche lui, secondo Lotti, che è tirato un ballo da Lotti, che secondo Lotti prendeva le famose cartucce calibro 22 e gli consegnava questo appuntato, che è morto in una sofferenza. Voi immaginatevi una persona che per una vita intera indossa la divisa da carabiniere e poi si trova accusato di vendere i proiettili al mostro di Firenze. Penso sia una cosa allucinante. E così appunto Francesco Calamandrei purtroppo ha avuto la sfortuna, ripeto, di essere tirato in ballo, di aver conosciuto le persone sbagliate. E io sono d'accordo che qualcuno, Pacciani ci aveva, gli hanno cucito un vestito addosso, questo indubbiamente, perché per il primo omicidio, per quando era ucciso insieme alla Miranda Mugni, e trovarono a amoreggiare. Quindi, uomo pregevole, terrificante. Sì, ma bisogna vedere, perché attenzione, io non voglio prendere le feste di Pacciani, perché comunque sia anche tutto quello che gli ha fatto, che ha fatto alle figlie, che ha manierato, non so fino a che punto possa essere vero. Un padre padrone, un padre cattivo, un uomo autoritario, per carità di Dio. Ripeto, non voglio prendere difese di Piero Pacciani. Però, insomma, di qui a definire un mostro, il mostro di Firenze ce ne vuole. Ci sono altre domande? Qualcuno vuole approfondire qualcosa, visto che ci sono, insomma, prego. Un'altra domanda, molto, molto breve. Le ultime indagini parlano anche, su diversi giornali, su diverse testate giornalistiche, di analisi del DNA che sarebbero state compiute.
però in modo, ne parlano in modo del tutto nebuloso e si riesce a capire che cosa sia stato analizzato e con che cosa sia stato confrontato. Non si riesce a capire perché non ce lo dicono. Io attraverso la testata Libero, che mi intervistò e facemmo una pagina sul Nazionale, cercammo il PM Canessa, cercammo il PM Turco, hanno risposto a voi no. Poi dice, le notizie sono nebulose perché non rispondono. Da quello che ho capito io parlano di un fazzoletto che poi era quello insanguinato a Scopeti, ma quello già ha dato, quel DNA già ha parlato, e quindi non era di Pacciani, non era di Manni, non era dei compagni di merende, non era degli indagati, non era... Non si capisce poi a che cosa potrebbe servire un fazzoletto che potrei aver buttato anch'io, certo, un mese dopo passando. Non si sa se sono state fatte le analisi sui reperti, sulla tenda ad esempio. Non si sa, non possiamo rispondere perché da quello che dicono i giornali le risposte sono contraddittorie, la procura se gli viene chiesto non dice nulla, saremo a vedere adesso ora, nel caso di chiusura, sì, ma la chiusura riguarderebbe eventualmente, l'archiviazione riguarderebbe le due persone indagate, attenzione, non la chiusura, sì, del caso del mostro. Perché ci sono sei morti ancora senza colpevole, 81, i due delitti di 81 e quello del 74, quindi sono sei persone e l'omicidio non cade in prescrizione, quindi non è archiviato ancora il caso del mostro. Quindi ci guarderebbe la posizione dei due indagati. Altre domande? Prego. Il filone del Marmo di Prato che era collegato con Vinci, con l'esoterismo, sì, ci sono stati degli sviluppi, l'avete affrontato, non è stato affrontato nel vostro libro? Ma il Mago di Prato chi, scusi? San Casciano. Vorrei chiudere innanzitutto con questo, con questa indicazione, no? Al di là delle varie, scusa, al di là delle varie interpretazioni e ipotesi personali che si possono legittimamente avere su questo caso, se ne possono sviluppare a decine, il punto fermo è uno e solamente uno. Questi delitti sulle coppiette avvenuti sono mai accaduti nell'intera criminologia mondiale da più persone? Adesso ci arrivo. Non sono mai avvenuti. Questo ci dice la criminologia. La musa. La letteratura ci dice questo. Se riesco a finire, grazie. Se si tratta di un unicum, ok? Se si tratta di un unicum, questo unicum deve avere delle prove e devono essere dei riscontri oggettivi. Quindi prove di maghi, di cartomanti, di prostitute ubriache, di esoterismo agli atti, non c'è assolutamente nulla. Poi chi vuole farsi una propria idea o una libera interpretazione se la fa, però chi ha visto gli atti, chi conosce gli atti, chi li ha letti, chi li ha documentati, vi dice, non c'è nulla di tutto questo. Sette esoteriche, sataniche, maghi, prostitute, non hanno nulla a che vedere col mostro di Firenze. Questo c'è scritto nelle carte. Poi, penso di aver risposto? Sì, sì, certo. Ok. No, è tutto.
tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Ma certo, ci mancherebbe. Allora, ne sono quasi, non voglio dire sicuro perché per carità, però passano questi due ragazzi in motorino dalle Fornascette verso Baccaiano, abitavano a San Quirino, passano e al buio, va bene, con motorini, e vedono questa macchina infilata nel fossetto. Vedono questa macchina, si affacciano per vedere se è successo un incidente. Si fermano per verificare. Uno tra l'altro illumina la macchina per far vedere all'altro, va a dare un'occhiatina per vedere se è successo un incidente, ci sono persone. Quando questo ragazzo si avvicina, vede un uomo accovacciato così per non farsi vedere in faccia al volante, e dietro ci sono Mainardi e la ragazza. Io vorrei, Paolo, però, scusami, posso dire una cosa su, perché ho parlato con un testimone della misericordia di... Scusi, prego. Questi due motorino, secondo che vedono questo uomo, che fanno? Scappano? Sono due minorenni, i genitori non hanno permesso che potessero andare a testimoniare. Tutto qui. Non è che scappino, non scappano. Perché anche loro vanno a Baccaiano e telefonano dalla cabina del bar, telefonano alla Croce d'Oro, mentre gli altri vanno a chiamare i carabinieri. Praticamente loro vedono questo qui, prendono il motorino e vanno via. Cioè, vanno via tutti e due i ragazzi. Cioè, non è che scendono a controllare le macchine se stanno... Sono due ragazzi che hanno 16 anni, presso a poco. Loro vedono, si avvicinano alla macchina, uno fa il numero col faro, va bene? Vedono il successo l'incidente, la prima cosa che fanno, non rimangano lì, ma tutte e due insieme vanno al bar a telefonare alla Croce d'Oro del Monte Esperto. Dopo di lì, sia il barista sia il giornalaio che purtroppo è venuto a mancare, vanno a piedi da Baccaiano e trovano solamente due ragazzi. Mi inserisco io, poi lascio la chiusura. Allora, sapere se Mainardi stava dietro o davanti non è che poi alla fine ci cambia la vita, nel senso che non ci dice nulla poi del mostro, di chi era. L'importante, magari l'elemento fondamentale, è capire se il testimone che ha fatto condannare all'ergastolo delle persone è attendibile, quindi Lotti. Una volta visto questo, poi Mainardi potrà star dietro, potrà star davanti, non è che cambia nulla. Ecco, allora io direi di chiudere qui se non ci sono altre domande, però vi ricordo che è in vendita il libro stasera di Cocchi, un libro veramente interessante, ve lo consiglio, perché si basa proprio su documenti, su arte, è molto dettagliato e preciso. E poi vorrei fare una domanda conclusiva a Rosita. Sul DVD, ecco, che contributo porta o può portare questo DVD alla vicenda del mostro? Il DVD in realtà è un sunto di quello che è successo, cioè degli elementi inediti, e focalizzato soprattutto sulla dimensione territoriale. Infatti si chiama la zona oscura, zona nel senso proprio di territorio, quindi fisico, e anche zona dal punto di vista proprio simbolico, perché in quella zona sul piano investigativo tutti i punti di oscurità non riescono effettivamente a dare, non sono riusciti a dare una verità vera in termini sia processuali sia proprio di verità reale alla comunità, e questo rimane uno dei drammi irrisolti più dolorosi della storia d'Italia, che, come dicevi te, ha stravolto sul piano proprio sul socio-culturale relazionale fra genitori e figli tutta una serie di dinamiche già sedimentate negli anni. Se mi permetti, in termini conclusivi, per chiudere, tanto grazie Paolo di avermi coinvolto in questo lavoro. Ciò che mi ha colpito veramente da estranea, ho ripreso questo mio lavoro dopo moltissimi anni, è stata purtroppo
la capacità investigativa è molto deficitaria, no? Abbiamo un lasso di tempo piuttosto lungo, 68-85, ripetute le stesse dinamiche, 68-85, in tutta Italia, ragazzi, in tutta Italia. Ho lavorato a casi relativamente a Urbino, in Sicilia, in tutta Italia, quindi dal 68-85, ripetere. Purtroppo nel caso del mostro di Firenze c'è anche una procura dal mio punto di vista molto labile e aperta a una serie di infiltrazioni, prova ne sia, e questo non l'abbiamo citato ma lo troverete nel libro, che comunque è notorio, la pista sarda che nasce dopo il delitto di Montespertoli in quanto una lettera anonima con dei proiettili dentro, riferibili quindi a quelli del mostro di Firenze, ricollega il delitto del 68 con quelli. E questa è una cosa terrificante, perché poi ci sono due versioni, c'è il carabiniere che gode di potente memoria e poi c'è invece un'altra versione che dice no, è arrivata una lettera anonima con un ritaglio del giornale nel quale c'è scritto. Questa è la cosa che mi ha colpito. Umanamente tutti sono delitti devastanti, lasciatemi però dire che il delitto della Pia Rontini è quello che mi ha sconvolto maggiormente, perché immagino i sensi di colpa di questa madre che ha spinto la figlia ad uscire di casa, immagino questo, e il dolore di questo padre che ha dilapidato quello che aveva affidandosi al certo e all'incerto, spendendo l'impossibile pur di cercare la verità, ed è morto, e questa è il cinismo della sorte, con un infarto sotto la questura, credo, di Firenze. L'ultima è invece la dimensione della memoria, e noi siamo qui anche per questo. Questo viaggio mi ha sconvolto più degli atti, che la lettura degli atti uno fa nel proprio studio, davanti al proprio computer. Andare nei posti significa andare in luoghi dove la sedimentazione del tempo ha per certi versi non solo superato il caso ma anche offeso la memoria. Ci sono dei luoghi, uno di questi è Calenzano, rimasto in modo il ceppo funerario piuttosto, no? Delicato ancora, curato con un'incuria accettabile. C'è purtroppo quello della Pia Rontini, dove si vede quest'arco che avrebbe dovuto sostenere una corona di roseto, no? Divelto ormai, due croci divelte, la croce invece che testimonia il punto esatto dove è stata trovata la Pia, perché sono stati trovati in posti diversi, l'uccisione è stata chiaramente vicino alla cioè nella Panda, poi invece la Pia è stata trasportata di peso, no? Trasportata di peso in un altro posto, e questa croce che non si vede più, abbattuta, piena di rovi, chiaramente la madre della Pia ormai anzianissima, non ha più il papà, ma questo dal punto di vista emotivo, a me come persona, non come altro, mi ha dato veramente profondo dolore. E infatti diceva Paolo, forse è meglio che noi siamo qui, non per un senso che noi andiamo in giro a parlare delle vicende del mostro di Firenze, non per un'azione morbosa, perché non c'è più tempo, non abbiamo voglia, non ci compete, non è nel nostro stile, no? Soprattutto perché la ricerca della verità è l'unica cosa possibile che noi possiamo fare, perché la speranza non deve mai morire, per dare dignità alla memoria di queste vittime innocenti. Grazie a voi per essere stati qui con noi stasera. Grazie e buona serata. Grazie. Grazie. Aspetta. Mi vai a recuperare quella camerina di sopra.